Considerato che a causa del raddoppio della statale 16 Adriatica nella zona del Salento, circa 8.000 ulivi vecchi di alcuni decenni dovranno essere eliminati e per evitare tale disastro ambientale e culturale è nata una campagna nazionale per l'adozione di questi ulivi, che dopo aver contattato il referente, ovvero l'ufficio dell'ANAS di Lecce, risulta che l'iniziativa è stata ristretta alle sole pubbliche amministrazioni, che c'è ancora la disponibilità degli ulivi e che le richieste possono essere effettuate in carta semplice agli indirizzi che sono scritti qui nell'ordine del giorno, così come è indicato nella lettera allegata a quest'ordine, che per soddisfare il fabbisogno di arbusti che sostituiscano le palme distrutte e creino un'adeguata biodiversità servono circa 500 ulivi, che le spese di trasporto dalla zona del Salento fino a San Benedetto del Tronto e le spese di scarico per un carico di 500 ulivi sono stimabili a circa 55.000 euro, che la stima del valore economico di ogni singolo ulivo è di almeno 250 euro e quindi la stima del valore economico complessivo dei 500 arbusti risulta decisamente superiore al totale delle spese di trasporto e scarico, che il fatto che gli ulivi abbiano un'età di alcuni decenni permetterebbe la sostituzione sin da subito delle palme attaccate dal punteruolo rosso e non più recuperabili con arbusti già sviluppati, al posto di alberi giovani, i quali non sarebbero in grado di sostituire esteticamente le attuali palme, costringendo così la città ad un danno d'immagine della durata di almeno 10 anni. Impegna sindaco e giunta a fare richiesta scritta in carta semplice entro 2 settimane dall'approvazione di tale istanza all'ANAS di Lecce presso gli indirizzi suddetti, indicando un numero di 500 ulivi e comunicando la disponibilità dell'amministrazione san benedettese ad accollarsi le spese di trasporto e scarico, come da lettera allegata. Dunque, questo l'ordine del giorno l'ho proposto perché per evitare che appunto questo disastro ambientale di questi 500 ulivi venga in qualche modo arginato e quindi è nata insomma questa campagna nazionale per l'adozione di questi ulivi. E dopo aver contattato il referente abbiamo appreso che l'iniziativa appunto è stata ristretta alle sole pubbliche amministrazioni, che c'è ancora questa disponibilità di questi ulivi. La nostra amministrazione potrebbe fare una richiesta di 500 piante proponendo di accollarsi il costo di trasporto e scarico che appunto abbiamo stimato intorno ai 55.000 euro. Vogliamo quindi aggiungere il fatto che le piante abbiano già da alcuni decenni, scusate, che le piante abbiano già alcuni decenni permetterà la sostituzione quindi sin da subito delle palme attaccate dal punteruolo rosso e non più recuperabili con arbusti già sviluppati. Quindi abbiamo allegato quindi anche la lettera da mandare all'ANAS, quindi da spedire eventualmente all'amministrazione locale. E questa iniziativa vuole essere una preparazione per appunto in grado di sostituire eventualmente le palme che saranno purtroppo attaccate successivamente in questi anni. Quindi è per far sì che il paesaggio non rimanga completamente spoglio. Questa è una nostra idea, ma anche un suggerimento che ci auguriamo che magari venga accolto da questa amministrazione. Iniziativa che è stata anche pienamente condivisa e accettata anche, come dicevo, anche quando ho proposto l'emendamento prima nel punto della tassa di soggiorno dall'Associazione degli Albergatori Riviera delle Palme.